si sentono solo gli uccellini e questa calma che viene dalla sua espressione. Questi sono i momenti di riflessione di un prete. Sì, è importante. Oh, ma che fa? Alla giù, no, no, alla giù, no. Don Andrea, hai sbagliato. Facciamo un caffè o bar. Può capitare di sbagliare, dai. Insomma, può capitare io, di sbagliare. Io rivedrei il replay anche per capire come ha fatto a sbagliare. Ma non me lo fa vedere, non me lo fa vedere come ho fatto a sbagliare. Cioè, adesso io lo mettiamo, vediamo bene. Vai con il replay, Nello, vai. No, ma ha segnato. Ma nel replay, ma come ha fatto nel replay? Com'è possibile? Ma... misteri della fede, insomma. Oh, guardi, si trova, ok, è svenuta. Ha visto? Sì. Ma c'è mai uno che sbagliato a vedere incredibile. Io. Incredibile, no, nel replay è gol, è netto. È gol, sì, è gol, sì. Ecco, io sapevi. Vuol dire anche Irina te amo come Battistuta in telecamera, se vuole. E ci capite che ritmi. Battistuta, lo ricorda Battistuta? Ah, Gabriel Lamar Battistuta, sì. Che è una maglietta a casa. Sì. Che ti critica, usai solo tu, perché usai solo tu? Allora, comunque, fammi se che vai trovare, ma no, grazie a Dio. Che falli, ci dice qualcosa. Ma che vi devo dire? Cioè, ma che, anche devo se, dire? Che succede qui? Oddio. Oh, dall'alto. Una grazie, mano, signore. La mano del signore? Sì, signore, uno dei primi tre bini, grazie al bacchettone. C'è Gitt, ma andiamo a un libro, ma. Che l'ha portato la Bibbia? Ecco, non è la Bibbia, non cominciamo. Sì, ancora se le sanno, fottuta la Bibbia. Questo è quel manuale tecnico del geometra. Ma ci prende la settimana, era un tanto poco, ne capacchia senza mannanza. Io vado facendo i giri, da lui li vedo, la crescenda che è, come si chiama? Chi è? Adesso sono le piante rufo. Come si chiama questa roba? No, no, gli olivi. Gli olivi, Nel getto sangue là, come si chiama? No, Getsemani. Nel Getsemani. Voglio è Getsemani. Allora, non levi da vicino a quella pianta, levati. Un dubbio. Ecco, don Andrea, noi abbiamo un dubbio atavico, storico. Una cosa per l'italiano. Sì, cioè, abbiamo un dubbio. Mi dica la terza elementare, giovane. Ma nei dieci comandamenti cos'è non fornicare? Appunto, vero? Non fornicare, ma tu ami che vai truano, nego, ma non fornicare, che ripeti un po', mettete ritti, che ancora non dici toccato, mettete ritti che ancora non dici toccato. Forse è meglio che ce ne andiamo. Non fornicare, sì. Chiate bene, alzo il pallone, va! E poi rispondono, no, madonna mia, tre ore sotto il portone. In che lingua sta parlando, don Andrea? Che ti sta zitto un momento, adesso sto facendo una... Vabbè, zitto. Allora. Signora, sono don Andrea, sono venuto per l'estrema unzione. Signore, ma è morto, c'è sta morendo, sì. E ci letto quinto piano a perca. Che tristezza, ma dai. Ma già sai, perché si è morto, ho puggiato fuori il balcone, io faccio 10 secondi. Non c'è, vabbè. Sono saggiano. Ci vediamo dopo. Don Andrea. Non me lo ammo, che sto faticando. Mannaggia, Gesù, a me come ci mettono ogni giorno andasse la macchina, che non si arreda, è morto, correte. Mannaggia, tutto il lieve da Nanzi ti mette dei piedi. A me mi era fastidio quando la gente si mette dei piedi. Ah, zullo! Ma che sei, 5 piani assai, 5 scene, chiudo che lì non sto manco morendo. Chi li sarà appoggiato un po', ma che sono arretrato. Anna, dite. Che? Voglio passare. Passa, va, vieni. Va la fotografia. Vieni, a sapone, scendi, Anna. Che sta succedendo? Ma non Andrea. Che è un bordello dei pazzi. I bicchieri, lì non so, ci manchi. E stai andando a controllare una a una. Don Andrea, è saltato il funerale, praticamente. Ma io ho messo i soldi di Madara, ne io volesse sapere. Noi... ha messo i soldi di Madara. No, ci vediamo la prossima. Signore, chiamatemi solo e si mora. Andrea. Padre? No, mi sa che sta facendo il sermone. Sì, è proprio il sermone. In quel tempo la parabola del buon samaritano non pigliava, voglio agire fuori il balcone, si piglia, non si piglia. E i giudei che non potevano più vedere la partita, si facettero come l'anima pioni e prete scesero in piazza con queste pietre in mano. In quel momento passò una donna di fascina dietro. No, un'adultera. Un'adultera. E Gesù disse: fermatevi, giudei!
ehi, fermatevi un attimo, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sì. Gesù certo pensando c'è ti tronchi che non ci fa mai fatto peccato, dai me ci ha fatto anche io quando era peccerillo. No, padre. Gli avari così scucca una prete, caro, ritto, non rientra, che la povera Cristi è tendere scurmati e sangue giudei, che facetta, un po' figli, lo facciamo pure noi, il figlio del Signore. Non contento, Gesù si avvicinò all'adultera, che comunque si è vissuto, va giù, a quei tempi, dite però. Non c'era la buon costume, ma. Ti assazzitto un po'. Certo. La guardò negli occhi e disse, alzati e cammina. Guardavo l'adultera Gesù facendo, ne ti è uscito una volta, non ti esce la seconda volta. Questo è il ma scusi, qual è la morale? Qual è? Ma quella può essere la morale? La morale è che non è sempre Pasqua. Arrivederci. Santa buona, ma che mi hai fatto fumare? Ma te lo sta fermo, cammina insieme a una c***a festa esorata.